bilancio dello Stato, si fa presente che, non, che, non, che con il decreto legislativo numero 10 del 2016, modificando il cosiddetto decreto Sblocca Italia, ha espressamente previsto che le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto fondo unico, fondo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Da ultimo, si ritiene opportuno segnalare che le notizie apparse sulla stampa relativamente a una sanzione irrogata dalla Corte di Giustizia UE di circa 480 milioni di euro l'anno per le procedure di infrazione in materia di acque reflue sono prive di qualsivoglia fondamento giuridico. Grazie collega sottosegretaria Silvia Velo, nonché collega deputata. Il deputato Alessio Villarosa ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego. Grazie Presidente. Soddisfatto lo vedrò coi fatti, perché dal 2000 al 2015 le dichiarazioni sono state sempre le stesse. Io spero nella buona fede e spero nell'attività di questo governo, però vi chiedo, visto che tra le ultime vostre dichiarazioni c'è stata quella di un richiamo, diciamo, ai commissari, ai quali sono state messe a disposizione queste cifre per poter risolvere questo problema che è di tutti i cittadini italiani, vi chiedo di farvi di telefonarvi, di vedervi personalmente, perché io sono andato sì al Ministero, sono andato in Regione, ho parlato con i commissari e i commissari mi hanno rimbalzato a voi. Il commissario della Regione Siciliana, l'ha contraffatto, mi ha detto che un problema derivava anche dalle somme che non erano più disponibili all'interno del MEF, c'era un problema con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi lei ci viene a dire che a breve risolveremo questa situazione, ma dall'altro lato ci dicono che ancora non hanno le somme a disposizione. Quindi vi chiedo magari di vedervi perché probabilmente con gli scambi epistolari o per email non ci si riesce a capire, anche perché solo andando fisicamente sono riuscito a capire che la commissaria non poteva iniziare l'attività perché non aveva a disposizione le risorse. Anche perché, signor Presidente, sono passati 10 anni dalla 152 del 2006, il famoso testo unico ambiente. 10 anni in cui i comuni, perché questo forse pochi cittadini lo sanno, ma dobbiamo dirlo, i cittadini, i comuni hanno intascato dai cittadini i soldi delle bollette idriche e parte di quei soldi servono per la depurazione. E se quei soldi non vengono spesi per la depurazione o non vengono messi in un fondo che servirà per ammodernamento, miglioria appunto della depurazione delle acque reflue, quei cittadini devono riavere i loro soldi. E di che danno erariale parliamo? Di quanti soldi stiamo parlando? Se tutti i cittadini iniziassero a chiedere indietro le tasse ingiustamente pagate, perché come lei ben sa, una tassa è un servizio, se quel servizio non c'è, quella tassa non ha diritto di essere pagata. Quindi i depuratori svolgono un ruolo fondamentale per un paese come il nostro, che basta guardare la cartina per capire quanto sia importante. Ma sono stato a Caivano, i regni che passano e che arrivano fino a mare, raccolgono i regi lagni, raccolgono tutti i rifiuti della regione e li portano via via lungo il fiume, lungo i torrenti in mare. E quindi una regione che vede tutta la sua, vede, diciamo, la struttura formata di coste e mare, non credo che possa continuare a tralasciare questo problema. Io vedo speranza nella risposta, vedo anche dei rimbalzi anche qui sui sindaci, quindi spero non continuiamo con questi rimbalzi tra sindaci e commissari. Io continuerò a verificare. L'anno scorso, ripeto, su 5 depuratori ho depositato 3 esposti. Io continuerò a fare esposti. La Comunità Europea continuerà a verificare. Quindi vi chiedo cortesemente di mettere in atto l'impegno che oggi avete dichiarato di voler mettere in atto, perché
è una questione di futuro, non solo nostro, ma anche di tutto il Paese e quindi anche vostro come governo. Grazie. Grazie. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Avverto che in calce al resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge numero 2617B recante delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. La discussione sulle linee generali della proposta di legge numero 2874 recante modifica l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 numero 654 in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Do quindi lettura all'ordine del giorno della seduta del lunedì 23 maggio 2016, ore 12. Discussione generale del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. Discussione generale del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Discussione generale della proposta di legge recante modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 numero 654 in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Discussione generale della relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella e bufala campana, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo. Discussione generale delle mozioni concernenti iniziative volte a favorire l'accesso agli studi universitari, con particolare riferimento ad un'equa ripartizione delle risorse sul territorio nazionale. La seduta è tolta.